La porta, soglia simbolica tra dentro e fuori. È un luogo che divide, segna un limite, separa, chiude. Ma la porta è anche spazio di accesso. La porta aperta fa entrare e uscire. Favorisce l'incontro, la condivisione, l'ingresso dell'altro nella nostra vita. Siamo stati chiusi per molto tempo dietro le nostre porte, isolati e lontani. Ma ora è tempo di aprirle e di sognare insieme relazioni rinnovate. Allora apriamo le porte e scopriamo insieme quali sono i sogni di relazioni rinnovate della nostra macrozona. Vediamo cosa sogna la CR. Il mio sogno è abbracciarsi! Il nostro sogno è giocare insieme. Il mio sogno è prenderci per mano. Il mio sogno è rincontrarsi con amici e parenti. Ecco cosa sognano i giovani. Due parole. Forza, giovani. Oggi la gente ti giudica per quell'immagine high. Vedi soltanto le maschere e non sai nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile sulla centrale trofei. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani, che hanno coraggio, coraggio degli esseri umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di esseri umani. E invece gli adulti? Buongiorno a tutti. Oggi proveremo a fare una ricetta buonissima. La ricetta per vivere relazioni rinnovate nella nostra comunità. Adesso però devo andare alla ricerca degli ingredienti. Seguitemi. A few moments later. Credo che il primo ingrediente di cui tu abbia bisogno sia prenderti cura dell'altro con sguardo attento. Secondo noi non può mancare mettersi a servizio con gioia. Raggiungi sicuramente e riscoprire il piacere dell'incontro e delle nuove relazioni. Non dimenticarti i due ingredienti fondamentali, l'essere sale e l'essere lievito. 2 hours later. One eternity later. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo.